Allora Bianca, cambiamo argomento, torna qui al Rapporto Mondo una rubrica che a me piace molto, che è Tutti a tavola perché si parla di cibo, di spreco alimentare e di spesa intelligente. Tutto questo lo facciamo oggi con il nostro prossimo ospite che è l'agronomo Daniele Paci. Ciao, bentornato al Rapporto Mondo. Ciao, grazie per avermi invitato. Ciao Daniele, bentornato. Allora, tu non sei un semplice agronomo perché sui tuoi profili social fai anche divulgazione su come fare la spesa in maniera intelligente e sostenibile. Allora, per prima cosa, oggi ti chiediamo qualche consiglio. A cosa dobbiamo stare attenti, facendo la spesa e anche conservando il cibo per evitare lo spreco di cibo? Beh, le regole fondamentali sono semplicissime e alla portata di tutti. Dobbiamo comprare solo quello che effettivamente ci serve. Esistono tante regole come andare a fare la spesa per evitare di acquistare di più di quello che ci serve. Per esempio, è fondamentale creare una lista prima di fare la spesa e devo dire che per le persone un po' attempate come me, un bel gioco che suggerisco è quello di fare la lista della spesa. E poi lasciarla in macchina e verificare dopo aver fatto la spesa se ci siamo ricordati tutto. Questo è un bel esercizio anche per la mente. Oltre a questo, non andate mai a fare la spesa con la pancia vuota perché comprereste molto, molto di più e cose che non vi servono. Ed è importante poi, quando portate questi prodotti a casa, che li conosciate molto bene, cioè fare la spesa senza conoscere i prodotti che acquistate è, diciamo, un bel punto debole, sia perché non sapreste scegliere bene leggendo le etichette, sia perché il prodotto conosciuto bene, poi dopo lo sapete gestire bene. Questo che cosa vuol dire? Vi faccio un esempio: se vedete che c'è una bella offerta su un prodotto alimentare che vi attrae, chiaramente una bella offerta ti porta anche a fare una spesa un po' più ampia per portarlo a casa e farlo durare più. Ma le offerte sono interessanti prevalentemente su prodotti a lunga conservazione. Quindi io dovrei concentrarmi sulle offerte di questi prodotti, perché se io acquisto molti più legumi secchi di quanti ne posso mangiare una settimana, mi interessa poco se faccio. Se ho la possibilità di accedere, per esempio, a uno sconto del 30, 40, 50%, perché? Perché tanto so che quei prodotti li posso stoccare molto, ma molto a lungo, anche più di 2 anni addirittura. Di conseguenza mi organizzo abbastanza bene. Sul prodotto fresco e freschissimo, invece, dobbiamo essere molto puntuali e precisi. Compriamo esattamente quello che ci serve, perché è quello che si sprecherà molto più facilmente. Questa in linea di massima potrebbe essere già una prima impostazione. Poi, naturalmente, ognuno di noi è più skillato, più in grado. Poi dicono che sia molto importante anche andare a fare la spesa da soli piuttosto che in compagnia, perché da soli riesci a concentrarti meglio e comprare esattamente quello di cui hai bisogno. Questa non la sapevo, non la immaginavo. Allora vado da solo, Vai da vabbè. sola la prossima volta. Ascolta, Daniele, una domanda per te. Tu hai un rapporto con i tuoi follower che immagino ti scrivono chiedendoti qualche consiglio. Quali sono i consigli magari che ti chiedono più spesso? Oppure quali sono gli errori che tu vedi i tuoi follower fanno più spesso? O anche magari quando vai in giro per supermercati, errori che vedi fare chi fa la spesa, chi organizza il proprio frigo? È divertente quando vado al supermercato, se mi riconoscono mi seguono, vedono, poi mi Ha dicono: no, voglio vedere quello che stai per prendere, no? E mi mettono veramente in difficoltà, perché poi un conto è predicare bene, come capite bene, qualche volta si cade in tentazione. Il gruppo di persone che si è creato intorno a me e con me, perché non parlo di follower, parlo veramente di una comunità che si è creata, è piacevolissimo ed estremamente intenso. Perché? Perché le persone che commentano i miei video hanno delle competenze o stanno facendo crescere le loro competenze, così come le sto facendo crescere io, per intenderci. Io no, sono partito 2, 3 anni fa con la comunicazione sui social e devo dire che oggi ne so molto di più di quanto ne sapessi prima. Perché? Perché ho approfondito e affrontato tematiche relative ai prodotti alimentari anche grazie al confronto continuo che ho tutti i giorni con i commenti che le persone mi fanno, e molte di queste persone sono competenti, preparate e mi danno anche mi correggono, mi tirano le orecchie. Devo dire che la bellezza della comunità in cui mi trovo quando faccio la mia comunicazione sta proprio nel fatto che
c'è tanta competenza anche dall'altra parte e quindi ci si scambiano, diciamo, le informazioni e cresciamo tutti insieme. Questo porta a diventare consapevoli. La consapevolezza ci aiuta a capire tutti insieme quali sono i problemi principali. Per esempio, prima parlavamo dello spreco alimentare, ancora oggi si discute a livello della Commissione europea di come fare a migliorare il trasferimento dell'informazione della vera scadenza che c'è nella etichetta dei prodotti. Questa cosa è stata detta e ridetta, dritta e ridita, eppure ancora non arriva, cioè ci sono prodotti che hanno scadenza e prodotti che hanno una data che non è una scadenza, che viene chiamata TMC o termine minimo di conservazione, mentre la scadenza vera non può essere superata perché rischiamo di avere problemi di salute mangiando un cibo scaduto. I TMC invece si riferiscono solo alla qualità del prodotto, fino a quella data è garantita la massima qualità, dopodiché potresti perdere il sapore, il gusto, il profumo e così via, ma per certo è un prodotto che si può ancora mangiare. Ora, questa cosa è talmente ancora arroccata male che hanno proposto addirittura di aggiungere una frase in più, spesso buono oltre, che dovrebbe essere aggiunta come frase a quei prodotti che non scadono, che hanno un TMC e che quindi possono essere mangiati anche dopo quella data, perché altrimenti a casa le persone o per superficialità o come dire per paura, perché a volte non sanno, tendono a buttare dei cibi che sono invece perfettamente ancora commestibili e buoni. Ora, io l'indicazione mia me la sono creata personalmente, l'ho discussa ed è piaciuta a tutti e ve la ripropongo, perché secondo me se la facciamo conoscere il più possibile può funzionare. Scadono solo ed esclusivamente i cibi che conserviamo in frigorifero, basta. Tutti gli altri, quelli che non sono in frigorifero, hanno una data, ma quella data non è una scadenza e quindi superata quella data possiamo continuare a mangiare quel prodotto. Fino a quando? Dipende, è variabile, ma quando lo aprite, lo sentite con il naso, lo vedete con gli occhi, vi rendete conto se è il caso di andare avanti o no. Un legume scade dopo 18-24 mesi, non è vero, perché se prendo un legume ben conservato dopo 5 anni lo metto a terra, mi germina. Questo vuol dire che è ancora in ottime condizioni. Quindi, ripeto, scade solo quello che è in frigorifero. Se abbiamo superato la data ed è conservato in frigorifero, dovete buttarlo. Se abbiamo superato la data ma non è in frigorifero, non è un problema, potete anche neanche guardare la data. Vi piace come sistema? Beh, io ho preso appunti, l'ho scritto, non lo sapevo, adesso lo so, lo vado a dire in giro, mi vanto anche di questa cosa. Capite che in questo modo voi riuscite a sapere se un prodotto scade o non scade anche a 20 metri di distanza? Certo. Basta sapere dove è posizionato. Se quel prodotto è a casa, su uno scaffale, non refrigerato, quindi la mensola, certo, non scade. È semplice, no? È semplice, infatti, per chi ne volesse sapere di più, insomma, per chi vuole approfondire tutti questi consigli, questi trucchetti che tu dai, voglio ricordare il tuo libro che si chiama La spesa felice, che possiamo trovare in tutte le librerie e gli store digitali, è edito da Sterling e Kupfer, insomma, La spesa felice di Daniele Paci, con tanti, tanti consigli e tanti suggerimenti per i consumatori per essere più sostenibili anche quando facciamo la spesa. Allora, certo, ti posso dire proprio due parole riguardo al libro? Di fatto il libro è composto da due parti, su ogni capitolo che parla di un prodotto, prosciutto, cotto, passata di pomodoro, qualsiasi sia, c'è sempre la parte che ti dice come io lo comprerei, cioè come riconosco la qualità leggendo l'etichetta di quel prodotto e spiego il perché, e dall'altra parte qual è il modo migliore di conservarlo a casa. Quindi è un libro che ci aiuta ad acquistare nel modo migliore e a sprecare il meno possibile e far durare di più questi prodotti anche quando li abbiamo iniziati. Quindi rientra bene in questo concetto di sostenibilità e non sprecare niente. E allora grazie a Daniele Paci, agronomo, content creator, per essere stato nostro ospite qui a Rapporto Mondo. A presto. Grazie a voi. A presto.